Enrico, si parla sul giornale anche della grande partenza del 76. Sì. La cosa dedicata bella, a tuo padre. Non hanno dimenticato la Gazzetta dello Sport della grande partenza da Monte di Procida. Il 20 maggio 77 c'eravamo tutti. Da Monte di Procida parte il giro con un prologo di 7,5 km da Bacoli a Monte di Procida, vinto da Freddy Mertens. Ecco, la grande partenza da Monte di Procida, ecco, hanno menzionato, non si sono dimenticati. Sì. Il 20 maggio 77 da Monte di Procida parte il giro con un prologo di 7,5 km. E qua poi più bello, che Degni dice un omaggio doveroso. Ecco qua, un omaggio doveroso, spiegava il direttore del ciclismo della città. Sì. Tra l'altro Monte di Procida, una della città metropolitana, partì l'edizione del 77, benissimo. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno, ci tengo a precisarlo ancora una volta, la scelta di venire qui e salutarci non è casuale, ma è un omaggio doveroso a Valentino Schiano, il grande Valentino Schiano, filantropo, persona illuminata, amante dello sport vero, che ha piantato i semi affinché oggi potesse germogliare anche a distanza di tanti anni ancora il valore autentico dello sport. Ringrazio per la prima volta ufficialmente un comitato che silenziosamente, e qui c'è Enrico, c'è Domenico, ci hanno supportati e sopportati, diciamo, in maniera silenziosa, in maniera, diciamo, stando sempre un passo dietro di noi, e li voglio ringraziare per la prima volta ufficialmente. Avremo occasione poi in un momento ufficiale di evidenziare, diciamo, tutto il loro supporto prezioso. Ringrazio tutti i sindaci flegrei che hanno lavorato all'unisono e tutti insieme per questo risultato, perché non abbiamo un solo giro, abbiamo 5 volte il Giro d'Italia. Questo è un dato fondamentale. Il giro si sofferma con 5 passaggi nel cuore, la Gazzetta dice, nel cuore dei Campi Flegrei, a Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli. Questa è una cosa di un'importanza straordinaria. E io sono certo, nella nostra visione strategica, ringrazio tutti gli amministratori che sono qui con me, hanno lavorato gomito a gomito con me e tutta la mia squadra, perché noi nella nostra visione, a partire dalla delegata di Naschiano, tutti quanti insieme, crediamo fortemente che lo sport può essere un momento di riscatto culturale, sociale, per il benessere psicofisico, e avvieremo dei momenti di grande crescita e approfondimento su come mangiare bene per fare bene sport, su come lo sport sia anche sostenibilità con le bici. Lo sport può veramente far crescere il nostro territorio. Quindi nell'anno di Procida Capitale, Monte di Procida, Campi Flegrei, tappa del Giro d'Italia, ci divertiremo alla grande, alla grandissima, ne sono sicuro. Allo sport, auguri, Sindaco. Va bene così.